Ciao navigatori, se non l'hai ancora fatto, iscriviti al canale. I boia, ovvero gli esecutori delle condanne a morte, avevano mestieri e ruoli specifici nella società in cui operavano. Quando non dovevano eseguire esecuzioni, svolgevano altre mansioni o avevano altri impieghi, a seconda dell'epoca storica e della regione in cui vivevano. Per esempio, dovevano tenere in buono stato le loro attrezzature, come le forche, le spade o le ghigliottine, assicurandosi che fossero affilate e funzionanti. In molti casi avevano il compito di sorvegliare i detenuti nei giorni precedenti l'esecuzione. Per mantenere le loro abilità, i boia potevano esercitarsi nell'uso delle armi o delle attrezzature di esecuzione. In alcune circostanze, i carnefici potevano anche svolgere lavori manuali come l'agricoltura o la lavorazione del legno per guadagnarsi da vivere. Inoltre, in alcune società, gli esecutori avevano anche dei ruoli cerimoniali o rappresentativi in occasioni pubbliche come feste o sfilate. Le mansioni esatte dei boia variavano notevolmente a seconda del periodo storico e della cultura. Tuttavia, è importante notare che questa figura è spesso stata stigmatizzata e molte società erano considerati degli emarginati a causa della natura del loro lavoro. Uno dei casi più lampanti è quello di Mastro Tita, che quando non doveva superare il ponte per andare a fare un'esecuzione, svolgeva la mansione di manutentore di ombrelli. In Svezia, per esempio, l'ultimo boia Anders Gustaf Dahlman venne impiegato come guardiano di appartamenti al centro di Stoccolma. Tuttavia, erano ruoli sempre solitari, quasi emarginati dalla società. La stigmatizzazione associata ai boia era dovuta alla percezione sociale del loro lavoro, che coinvolgeva l'uccisione di altri individui per conto dello Stato o delle autorità. Di conseguenza, molti boia potrebbero aver avuto difficoltà a trovare altre fonti di reddito o a essere accettati nella società. Le attività secondarie potevano variare ampiamente a seconda delle circostanze delle leggi locali. In alcuni casi potevano svolgere ruoli di guardia o sorveglianza in carcere, ma le opportunità di lavoro dipendevano dai tempi e dai luoghi specifici. Per esempio, nel Regno Unito i boia erano delle persone comuni, venivano pagati mediamente con contratti per esecuzione. Perciò dovevano svolgere anche altre professioni che forniva un reddito costante. In pratica potevano svolgere lavori con occupazioni solide di classi operaie, oppure avere una propria attività come un pub o un bar. L'unica eccezione potrebbero essere stati i boia nazisti e ricevevano dei compensi veramente esaustivi, tanto che alcuni di loro diventarono talmente ricchi da poter costruire delle ville immense. Come abbiamo visto, diventare un boia voleva dire essere consapevole a non essere più una persona comune. Se questo video ti è piaciuto, lascia un like, un commento, iscriviti al canale e alla prossima, ciao!